stiamo per fare adesso, che arriva dalla zona del Trivelese, questo l'ha raccolto invece non un anziano del gruppo, ma un giovane del gruppo. Danda. Un giovane adulto. Sì, l'ha raccolta e l'ha raccolta, dal suo commercialista. Non so cosa va a fare da suo commercialista, comunque lui questo brano fa la raccolta del suo commercialista. Lui quando va a pagare le tasse canta. Il suo commercialista lo fanno cantare. E il commercialista fa da sé. E questa è carina questa canzone perché parla di nuovo di operai in un tempo, in un momento in cui nel Biellese non c'è più nessuno che lavora ai telai. Già in questa canzone che si presume sia fine 800, inizio 900, già allora c'erano delle cose che forse non andavano, comunque bisognava preoccuparsi, perché quelli di Mosso dicevano bisogna tirare una corda dalla ruella per legare i tessitori di Mosso perché non vadano a lavorare a Biella. Quindi avevano già paura allora che qualcuno scappasse da Mosso per andare a Biella, adesso chissà dove andrebbero. La ruella è a seguire una polca, la famosissima polca numero 13, che abbiamo raccolto in uno dei tanti libretti di banda che abbiamo scovato nelle soffitte, oppure qualcuno quando facciamo concerti come questo magari dice ma a casa ho delle pile di spartiti, se ne avete mi raccomando portateli. Bene, la ruella è la famosissima polca numero 13. Lo zio alla fisarmonica e Alberto Ceri alla corna muta. Ah, yeah,